Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore, questa sera con Francesca Bubba, che presenta il suo libro Preparati a spingere, della Rizzoli. Un tema importante, quello della maternità, ma visto con un occhio completamente diverso e anche molto interessante. Ho letto il libro. Perché hai voluto scrivere questo libro? Noi immaginiamo un'intervista con persone che non ti conoscano e non sappiano il tuo obiettivo. Per rendere un po' le madri conoscitrici della loro istanza, intanto soprattutto per rendere un'istanza il materno, perché il materno e le problematiche che investono il materno sono sempre state derubricate un po' alla mentele di madri, di mogli, quando in realtà sono vere e proprie istanze politiche. Quindi intanto per imprimere su carta questo concetto e poi per rendere le mamme conoscitrici della loro lotta, della loro istanza intrise di lotta di classe, ci ho messo dentro un po' di lavoro di inchiesta, violenza ostetrica, insomma dare un nome alle cose, dare un nome alle nostre difficoltà. Io credo che per intercettare le necessità delle madri è indispensabile osservarne le difficoltà. Ecco, questo libro prova a fare questa cosa, prova a identificare le difficoltà. Tu sei stata molto coraggiosa, perché ho letto il libro, effettivamente è iniziato dalla tua esperienza, che è un'esperienza anche piuttosto densa, intensa, che ti ha portato anche a spostarti sul territorio italiano, e non hai avuto paura di mostrare e di farti delle domande. Durante queste presentazioni o parlando con il tuo attivismo, perché tu tra l'altro sei anche un attivista in questo senso, che cosa hai riscontrato? C'è un'apertura da parte delle donne? C'è una differenziazione geografica rispetto all'atteggiamento e all'apertura rispetto alla tematica? O hai notato che c'è una cioè omogeneità di atteggiamento? Una bellissima domanda. In realtà c'è molto lavoro da fare, soprattutto perché mi sono accorta che molte donne hanno interiorizzato un po' il meccanismo che io cerco di combattere. Quindi è molto dislivellato ogni volta. Mi rendo conto che l'interlocutrice è un po'... Non so quasi mai come approcciare, quindi nel dubbio io approccio come un po' alla buona, come mi viene, però mi rendo conto che ci sono modi di recepire quello che faccio molto diversi, a volte un po' triggeranti, a volte vengo accolta quasi con respingimento, a volte con estrema gratitudine. Ad ogni modo non importa, sono anche qui per prendermi schiaffi metaforici e si fa questa scalata, si fa tutte insieme, però non è sempre facile, devo dire, non ho sempre trovato accoglienza. Parli anche del tetto di cristallo, che è una cosa che mi ha molto colpito e trovo molto interessante. Ci puoi dire qualcosa a riguardo? Sì, è un po' una sorta di tetto immaginario oltre il quale la donna quasi non riesce ad andare, cioè gli è precluso preclusa la possibilità di andare oltre. Ne parla anche, ahimè, Giorgia Meloni, in maniera impropria secondo me, però ne parla, e è questo che dobbiamo sfondare, è riuscire a arrivare ancora più su, in realtà dove all'uomo è concesso arrivare, per cui noi abbiamo questo tetto di cristallo che è come se non esistesse, ma noi il peso lo sentiamo tutto sulla nostra cervicale. Un'altra domanda, tu accendi una luce anche sui corsi che aiutano le donne durante la gestazione. Sì. E sei molto diretta, molto precisa, usi nomi, cioè fai riferimento a nomi, sì, cognomi, senza alcun tipo di remora o timore. Effettivamente anche su questo ti chiedo di aggiungere qualcosa, perché per me è stata una scoperta, cioè avevo già anch'io un'idea, ma non credevo che fosse in questa direzione, ma non credevo che fosse così pregnante e significativo il condizionamento di questi apparati, possiamo definirli in questo così. Lo è, lo sono, perché in realtà è l'unica possibilità che le madri hanno di attingere a informazioni e soprattutto a un qualcosa che le permette di essere un po' di antidoto alla solitudine sociale in cui inevitabilmente le madri sono gettate durante i primi anni di gestazione, i primi mesi di gestazione o i primi anni di maternità. Me la prendo moltissimo con chi opera questi torbidi operati, ma il problema è comunque di origine istituzionale, perché se esistessero delle corrette, cioè dei luoghi in cui le madri hanno la possibilità di sentirsi accolte e formate in termini proprio di maternità, non avrebbero bisogno di ricorrere a gruppi Facebook, gruppi corsi preparto da 90 euro, la consulente di 90 euro all'ora, non avrebbero bisogno di ricorrere a questi metodi truffaldini e torbidi. Il problema è che finché questa rimarrà l'unica opportunità per
essere formate o per non sentirsi sole, loro, le madri potranno farlo e le consulenti truffaldine saranno legittimate a truffare. Questa è l'unica cosa che mi dispiace, il fatto che c'è un'enorme, evidente responsabilità istituzionale che non viene riconosciuta. A questo proposito, tu parli anche di dolore e anche questo mi ha colpito perché sul dolore delle donne si lucra. Si lucra in tanti modi, non solo economicamente, ma proprio si sfrutta questa incertezza, anche il dolore di gravidanze desiderate, non desiderate, gravidanze difficili, aborti. Ma aggiungi tu sempre qualcosa al riguardo? Il punto, secondo me, il focus è il dolore della donna. Il dolore della do al dolore della donna è attribuito una sorta di valore morale enorme. Il dolore della donna non è dolore fino a se stesso, come quando cade e ti rompi un dente, è dolore. No, il dolore della donna è un qualcosa di mistico, a cui è attribuito un valore morale e sociale clamoroso. Si parla del dolore della prima mestruazione, il dolore del primo rapporto sessuale, il dolore del parto. Sono dolori raccontati quasi come portali magici verso l'evoluzione della donna. No, il dolore è una cosa dolorosa, il dolore è un passaggio, non ha alcun valore morale, sociale, non ci attribuisce un valore come donne e come guerriere. Parlo del dolore soprattutto perché durante il parto si è demonizzata un po' la visione dell'epidurale, dell'analgesia. In quel caso il dolore del parto ti rende più madre. No, il dolore del parto è una merda perché è dolore. Per cui abbiamo diritto e dobbiamo rivendicare il diritto al sollievo. Ti pongo l'ultima Ecco, domanda, così sì, così inizia iniziamo. la presentazione. Chi volesse seguirti e avere informazioni precise, perché nel libro ci sono, però indubbiamente so che sei attiva anche sui Sì. social, dove ti può trovare? Allora, su Instagram prevalentemente, francesca_bubba con due B, e lì ogni giorno mi occupo di maternità, lotta di classe e tutto quello che investe il materno attraverso. C'è sempre un po' una piglia al mio quotidiano, però in realtà si va sui dati, si va sull'incontrovertibile, che è quello di cui abbiamo bisogno, secondo me. Grazie e buona Grazie di presentazione. cuore.